In Italia ci sono circa 3 milioni di pazienti con pregressa diagnosi di cancro. Di questi circa il 10%, 340.000, sono pazienti che hanno avuto una diagnosi di cancro della prostata e che sono in diverse fasi della storia di malattia, cioè in fase di controllo o in fase di cura attiva.